Lo faccio subito. Grazie. Alexander? Sì? Voglio che Tania Liberts sia licenziata. Perché? Che è successo? Si è comportata in modo vergognoso. Davanti a tutti ha osato gettare in faccia a Maxime un panno sporco. Immagino che non l'abbia fatto senza motivo. Sostiene che lui l'abbia insultata. Secondo Maxime era solo una battuta innocente. È la parola di uno contro quella dell'altro. Ho le mani legate. Purtroppo non è tutto, però. Ah, no? Di che si tratta? Ha diffuso delle voci tendenziose sul conto di Maxime. È una persona meschina. E sentiamo che tipo di voci. Oddio, mi sono ficcata in un bel pasticcio. Dunque, ricominciamo da capo. Hai attaccato briga con Maxime nella hall. Poi è comparsa Katarina e hai litigato pure con lei. È così? Certo, pretendeva che chiedessi scusa a quell'imbecille. E tu ti sei rifiutata? Beh, insomma, che ti aspettavi? Mi ha provocata. Certo, in questo è un maestro. Non riuscivo a pronunciare la parola scusa, proprio non mi usciva. Tania, io ti capisco, ma non penso sia stata una bella mossa. Già. No! Scusa, non potevo andare contro la mia natura, tantomeno per uno come Maxime. La diplomazia consiste nel trattare male una persona senza mettersi a urlare. Che guaio. E adesso che faccio? La sorella di Maxime mi odierà a morte. Sì, probabile. E appena Alexander lo verrà a sapere, mi sbatterà fuori. C'è uno spiraglio. Voglio andare subito a parlare con Alexander. Insomma, c'è un po' di tensione tra noi, ma di solito in casi come questo mi ascolta. Che cosa dovevo aspettarmi da uno come lui? Solo guai. Appena arrivato, guardi che polverone. Io mi limito a riportare quello che mi ha raccontato Max e a quanto pare Tania si è comportata in modo vergognoso. Sì, ma detto fra noi, avrà avuto i suoi motivi. Beh, presumo di sì. Però non ho assistito alla scena. Katarina pretende che la licenzi in tronco. Addirittura? Sì. Beh, legalmente nessuno potrebbe impedirglielo. E umanamente? Tania Liberts ha un carattere impulsivo, ma ma arrivare al licenziamento è un po' esagerato, mi pare. Katarina sostiene che Tania abbia molestato Maxime. Qui, al Fürstenhof, le sembra possibile? No, assolutamente no. Tania è una brava ragazza e coi colleghi è sempre corretta. Ecco, la penso nello stesso modo. Inoltre deve capire che non è facile lavorare a stretto contatto con il figlio della proprietaria, soprattutto se la persona in questione non è sempre stato un esempio di correttezza. Già. Che cosa posso fare? Ho promesso a mia moglie che avrei dato a Maxime una possibilità. È giusto, tutti la meritano. Al mio posto lei che farebbe? È chiaro che il comportamento di Tania vada punito e penso che in questo caso una lettera di richiamo sia la cosa giusta. Sì, ha ragione. Mi sembra un provvedimento equo. Detto questo, non sarebbe male se arrivassero le scuse di Tania. Potrebbe servire a calmare un po' le acque. Vuole che provi io a parlare con lei? Grazie. No, è compito mio, ma mi è stato di grande aiuto. Una lettera di richiamo? È ridicolo. Mi pare un provvedimento adeguato. Tania Liberts ha umiliato mio fratello in pubblico e tu hai intenzione di lasciar correre. Se l'episodio si ripete, la licenzio. Grazie tante. Ora che l'hai avvisata, non si ripeterà più. È questo lo scopo della lettera. Si è rifiutata di chiedere scusa, Alexander. Nessuno di noi era presente. Non sappiamo cos'è accaduto. Maxime ha un senso dell'umorismo quantomeno pungente. Ma non è un buon motivo per mancare di rispetto. Non lo trovo giusto. Katarina, ho preso una decisione e non la cambio. Possiamo chiudere l'argomento. Certo, tanto chi ha subito l'offesa è stato solo mio fratello. Che avresti detto se Laura avesse ricevuto in faccia un panno sporco? Che cosa c'entra Laura in questa storia? Tu rispondimi. Non essere paranoica. Perché ogni discussione va sempre a toccare Laura, me lo spieghi? Perché lei è sempre presente. Il problema è qua dentro, non riesci a dimenticarla neanche per un istante. E come faccio se ad ogni difficoltà corri da lei? Katarina. Ehi. Guarda che la tua gelosia rischia di allontanarci. Sì? Scusate il disturbo. Ti posso parlare un secondo? Se riguarda il lavoro, come sai, ricevo i dipendenti solo su appuntamento. È una faccenda privata, ma anche di lavoro. Ti ascolto. Parla, di che si tratta? Non ho nessun segreto con mia moglie. Sono qui per parlarti di Tania.
Bene. Vi lascio allora. Sono sicura che Alexander prenderà la decisione giusta. Dammi retta. Maxim mente anche quando apre bocca per sbadigliare. Andiamo, su, adesso esageri. È riuscito a fregare anche te? O Katarina ti fa pressione e pretende che tu lo difenda a spada tratta? Per favore, lascia fuori Katarina, eh? Allora perché non mi credi? Ti sbagli, io ti credo. Io però non ho avuto questa impressione. Quello che sai di Maxim te l'ha detto la tua amica Tania. E quindi? È un problema? Tania ha un conto in sospeso con lui e questo non la rende molto credibile. Ma perché avrebbe dovuto inventarsi di sana pianta la storia del barbone? Non capisco. Il fatto che il suo testimone si sia eclissato rende tutto più difficile, no? Ok, va bene. Purtroppo non posso fornire delle prove concrete, ma questo non ti autorizza a far passare Tania come una bugiarda. Sto solo facendo il mio lavoro, cerco di essere obiettivo. Oh, certo. E lo sai anche verso Maxim. Ah, andiamo, Tania si è comportata in modo vergognoso. Tu sei ancora arrabbiato perché ti ho cacciato da casa mia. E ora è Tania a farne le spese. Non è giusto che tu debba coprire le spalle a Maxim e se ce l'hai con me non prendertela con altre persone. Tu credi di avere sempre ragione e condanni chi la pensa in modo diverso da te, non è vero? Accidenti. Non volevo che iniziassimo a litigare. Nemmeno io. Devo andare in ufficio, scusa. E quanto a Tania, i fatti non depongono a suo favore. Sei appena stata da Alexander e alla fine avete litigato, giusto? Come psicologo ho un avvenire. Scusa se ti sto sempre addosso con i miei problemi. Figurati, ti ascolto sempre volentieri. Di solito Alexander mi dà retta quando lo metto in guardia. E ora invece ha smesso? Quei tempi sono finiti. Adesso contano di più i legami familiari. Scusa, voi non siete parenti? Però Maxim è il fratello di Katarina e vale il doppio. E poi entrambe le famiglie hanno la puzza sotto il naso e sono arroganti. Ah. E io cosa posso fare? Maxim è riuscito di nuovo ad abbindolare tutti. Aspetta solo il momento giusto per colpire. Se Alexander non lo capisce, allora ne pagherà le conseguenze. E la vita. Avrei preferito risparmiarglielo. Lui vuole credere a Maxim solo perché è geloso di te. Non ti pare? Non ne ho idea. Ti faccio una proposta. Dopo un paio di cazzotti ben assestati, vedrai che anche Alexander lo capirà al volo. No, ti proibisco di picchiare mio fratello. Anche se fa soffrire la mia ragazza? Anche in quel caso. Voglio che andiate d'accordo, ok? Diventate amici, è un ordine.